Stai rovinando i bambini, bastardo! Madonna! Pelato! Pelato! No! Gesto di sfida! Dove lo mandi? Dove lo mandi che si rovina? Ci trovate sempre in tre, siamo marci più di te. Guarda Jody quanto è nerd, quanto urla forte Red. Tony un po' si sente il re, ma il canale degli iPads. Tu non romperci più il canale iPads. Bentornati a tutti voi, io sono Anthony e benvenuti sul canale degli iPants. Come potete notare, oggi Jody non sta sopra, non sta sotto, ma sta qui. Ciao, ciao Jody. Ragazzi, come... ma... Jody, ma... la Vale, il my love? Il tuo love, qui, era con noi, ti ha parlato il fumetto. Mi ha portato il fumetto, ragazzi, acquistatelo su Amazon. Link in descrizione. Link in descrizione. Ciao Jobs. È uscito? Sì. Bellissimo. Figata totale. Siamo qui oggi, Jody, per commentare finalmente la prima puntata del Contagio 5. È uscita. È uscita, Jody. Cosa succederà? Non lo so, il delirio. Nel 92. Nel 92, mani pulite, Tangentopoli. Il caggio, Jody. No, no, niente. Sono emozionato, Jody, sono emozionato. E per questo videone pazzesco, la prima puntata del Contagio 5, noi che abbiamo portato questa serie, questo format qua su YouTube Italia, vi chiediamo 100.000 likes in un giorno. E il nostro... fammelo rifare. Vai. 100.000 likes. 100.000 likes. Dai, in un giorno. Dai, siamo tornati ai vecchi tempi, ragazzi. Guardateci. C'è il President Honor. Perché... è stampato. Stampato male. Raga, 100.000 likes in un giorno e l'ospite deciderà una penitenza per noi. Ok. Lo deciderà lei, okay, o lui, chi lo sa. Chi lo sa. Hanno già visto il titolo, lo sanno tutti. Sei pronto? Jody, insieme? Let's go to the Contagio 5! 1, 9, 8. Uè. Ma cos'ha? Salve. Perché hai una maschera oggi? Cosa succede? Pensavo che piacere non baciarti da un po'. Potevo fare poco come nelle paglie. Possiamo fare bella storia. Bella storia, bella! Ma cos'è? Bella troia, bella! Ho dato l'ospite. Grazie, chi è? Chi è? Oddio, no! Il Oddio. Contagio! Valeria Vedovatti! Ragazzi! Best entrata di sempre, sì, raga. Ciao Vale. Ciao ragazzi. Come Ciao. Stai? Bene, bene. Allora, sei gasata che facciamo il contagio? Gasatissima. Ciao amore. Che belli. Scoop, oh, aiuto. Web. Non ci avrai mai. Va bene, allora ragazzi, tu conosci un po' il collegio, il contagio? Sì. Qualcosa hai visto? Contagione. Un gruppo scorse... di bambini. No. Sì, non no, è vero. Dati lì dai genitori, disperati, che non scopano da anni, no, per ma sono piccoli, i collegiali che fanno schifo. Ma va bene, lo guardiamo. Il sorvegliante senza i capelli. Giorgio, mi dispiace, non la bidella, puttanella, no, sorvegliante. Il preside che si è scopato l'Italia e adesso fa il perbenista. Stai rovinando i bambini, bastardo. Gli anni 90 iniziano con grandi euforie, ma la fine delle ideologie... I mix. ...porta tra i giovani anche grande smarrimento. Drogati. Eccoli, marci! Eccoli. Bisogna adattarsi. Cos'è che non capisci? A lei è la cicamala. Sì, sì, la brava, cicamala. Lei è quella che piace a Jody. Non mi piace. Ah, oh, Jody, ti piace? Mi piace, piccola. È minorenne. Anche la Vale. No. Senza mamma e papà. Oh, oh, il male. Hai visto? Ma beh, mi spieghi, tu che sei anche donna, cos'è sto trauma dei capelli? Ma i capelli fanno tutto, cioè... Ma sembra un horror, si ammazzano i cristiani. Sì. Ma perché piangono? Anch'io piangerei. Tra l'altro ce n'è una pelata, quindi esatto. Vabbè, lei queen. Le metto lei il parrucchino, lei, al posto di tagliare. Sì, tu devi averli! Devi averli! Ma chi questo è? Inetto di quel. Ma chi era quel bidello? Ed avevo da poco iniziato a farmi i fatti vostri. Sono Giancarlo Magalli, è tornato! E sempre lui! È sempre...
Stiamo entrando nel collegio dei marci, dei geni. 14 anni, se sbagli il test, entri nel collegio, vai. Ecco, arriva la cicamana, ragazzi. La cicamana. Entrata, giornata, vengo dalla strada. I'm a rich bitch fan di Gucci Prada. Oh my god. Ben diversa dal loro mondo. Com'è che sei su Instagram, amo? Oddio, vediamo, ti follower facciamo. Con quante sponsorizzazioni, fit via, fit line e tutto il resto. Però chiamatemi, hai chiamato Aurora? Mi ha chiamato tutti Mosca. Mosca lei. Mosca? Mosca? Perché gira attorno alla c***a. Finalmente mio papà se ne va. Così almeno un mese da sola. Che pantaloni ha al circo? No. Deve tornare al circo! Ma tutte si chiedono la stessa cosa. Ai ragazzi, cerco i ragazzi. Hanno voglia di ragazzi. Sono solo donne. Hanno voglia di ragazzi. Oh, ecco i ragazzi. Oh, sorveglianti, raga. Sorveglianti, vale. Cazzo, il pelato. Non c'è più maciste. Non c'è più maciste quello con la ciste. Il pelato quello sveltato. Oddio, ma è glabro. È Gabriel glabro. Allora le segni. Oh, i professori, i magi. Veloce. Mi spaccherei la pento. Guarda. No, dai. Figa sei, pentolicchio. No, signori e signore. Oh. Il preside del collegio. Arriva il pelato, Il pelato! Signore e signori! Il preside del collegio! No! Ah, cazzo! Consorte del secondo re d'Italia. Certamente sapete chi era, signorina Bertollo. Ah, Bertollo. Il re d'Italia. Il re d'Italia. Cioè, il re d'Italia. Minchia! La banca! Il re d'Italia che emblema. È stato rimosso il regime dell'apartheid. Part-time non so cos'è proprio. Cioè, l'apartheid non so cos'è. L'apartheid! L'apartheid! No, l'apartheid! Ah, comunque vi devo dare una notizia. Quale, presentone? Non ci sono i ragazzi. Quest'anno... Non si Brava! Brava! Non ci sarà il test d'ingresso. Oh, I'm a woman, I get it, get it, what? Don't tell me what you want, what you really, really want. Ma nessuno di voi oggi indosserà la divisa del collegio. Male! Dovrete conquistarvela. Si chiude il collegio, il contagio. No, ma vedo bene veramente. Le scarpe? Lei ha sbagliato a mettersi le scarpe. No, tocco di moda. Tocco di moda. Allora, dunque. Noi quest'anno abbiamo una grande novità. Ovvero? Ha perso i capelli il sorvegliante. Non c'è più. Perché accanto alla camerata dove andrete a riposare, noi abbiamo pensato per voi ad una stanza singola. C'è una mezza suite, avete capito? Una roba nuova. Dotata di ogni comfort, ma soprattutto di un bagno privato. Dove poi... C***i veramente. Esatto! No. Facciamo così, chi la vuole? Ma io gliela do subito, signori! Ah, io no, ero Giulia Scarano! No. Io sono proprio carica, come al solito, carica le stelle, non le stelle, di più. Vediamo la backstories! Sono Giulia, ho 14 anni, sono piccola, ma non ho paura di nessuno. Brava! Anzi, se volete, vi presto un po' di personalità. Andate nelle camerate, indossate le tenute provvisorie e raccogliete tutti gli oggetti proibiti. Che moscio è sto sorvegliante! E poi trucchi! Tutto, ora c'è la scena dove nascondono tutto! Ma io questo lo metto qua, io lo metto qua, Abbiamo il pubblico, guarda. Polizia? Polizia? Era solo... Allora, ciao! Ciao! No, siamo tutti... Vai tranquillo! No, siamo tamponati, Siamo tutti negativi. Collegio. No, ci tenevo, maresciallo. E di indossare la divisa provvisoria. Ma che è? Bella, non dai, è male, è la Padania, però la Lega. Della Lega. Il calcio cavallo lo metto qua dentro. Il calcio cavallo. Cazzo cavallo. Hashtag calcio cavallo, raga. Buongiorno. Ecco, devono ridare indietro gli oggetti. Ok. Buongiorno. Lei è signorina? Giulia Matera. Indossi il maglioncino. Ricordiamoci che era estate lì. Ah, è vero. Ma in cardigan a 40 sì. gradi. Cosa vuol fare nella vita, signorina? Chiara Ferragni. No! Io sono il professor Maggi e sarò il vostro insegnante di italiano ed educazione civica. Grande prof Maggi, grande! Sono la professoressa Pentolicchio e sono la vostra insegnante di matematica e scienze. Pentolicchio! È tornato! Allora Vale, prova a toccarlo perché se lo tocchi cambia lo schermo, guarda. Oia, porca troia, aspetta, piano. Ecco. C'è un pelato. Poi? Altro pelato. Eh?
un pomodoro. Andrea Maggi. No. Che nuda. Basta. No. Sorvegliante. No, basta. Presidi coi capelli. No. Iniziamo con una prova innovativa. Partiranno con i primi test, ragazzi. I primi test per capire chi è, chi di loro è più intelligente di un altro. Un test di gravidanza. Cazzo. Di gravidanza. Le ho scoperte tutte. Preselezionate. La situazione è questa. Un meteorite sta per raggiungere la Terra. Oh! Chi? Meteorite, meteorite sulla Terra. E perché? Cazzo ne so, lui. Ah, esatto. E voi 11 avete la possibilità di salvarvi. Ma è come? Salendo a bordo di una navicella spaziale. Ok. Potete portare con voi solo un oggetto. Il fumetto, il fumetto. Questo, raga, più. Portatelo. Ecco. Scusami. E ordinate. Sì. Allora abbiamo la Divina Commedia, che non serve a niente nello spazio. Poi abbiamo un disco, stessa cosa. Se non abbiamo il coso per leggere i dischi. Ma chi sono gli 883? Questo non. Chi sono gli 883? Vabbè, ma sono giovani, sono ragazzi. Bruciata subito. Hai sentito gli 883? Già dal nome capisco se hai capito tutto. Cioè che fa cagare. No! Ma non sai di chi stai parlando. Salutiamo Giovi. Max. Quanti anni equivale un lustro? Ok. Un lustro. Lustro. E dopo che fanno queste cose, i test, tutti quanti? Posso dire, ragazzi, ecco, il collegio ha sbagliato. Possibile che anche la produzione del collegio sbaglia questa cosa in italiano importantissima, cioè qual è? Non ci va il test di apostrofo! Porca vacca! Non lo so, ma perché? La parola. Ah! Si è girato! Scogna Miglio, stava parlando con qualcuno? No! Si ricorda tutto? Si ricorda tutto? Guardalo! Attenzione! No! Gesto di sfida! E dopo aver dato le divise del collegio alle ragazze, passiamo al pranzone! Cosa mangeranno? Merda! Oh, no! Sì, sto per dire io! Per il gentil palato! Abbiamo la merda! Couscous alla marocchina con ceci e scarafaggi. Delusione tra le ragazze, ma la delusione forse ancora più grande è quella per un collegio tutto al femminile. E si pettinano. Si pettina la pelata. Si sta grattando. Aspetta. Oh! Telephone under the comodino. Comodine. 11 ragazze. E l'altro giorno il contagio 5 al collegione. Cosa accadrà? Non ha senso. Sei maschi. Davvero? Giù. Ma che cosa? Oh! Mi sta bombastic. Telephone. Oh! Sono arrivato. Check it out. Ateci. Mister Dreddino sembra. Minchia, tutte arrapate, raga. Ma perché? Piacere. Mi serve il fumo. Attenzione, il commenda. Ma chi è? Ma Davide Vavalà. Vavalà. Let's go. Le pischelle preferisco con meno vestiti addosso, sinceramente. Con meno vestiti addosso. Porco. Le ragazze sono tutte carine, però ce n'è una che... Una biondina, però. Tutte del collegio. Raga, lei con quello con la rasatura che sembra una femmina. Ma scusa, ma stanno veramente sfacendo questa cosa degli accoppiamenti? Stanno accoppiando sì. Come carica stasera? Spaccate. Porca vada. Non ci sono delle cose. Non c'è più il telefono. Gliela ha sgamato male. Porca puttana. Il telefono. Tutto. Scommettiamo? Ora dite che la colpa non è sua, ma della squadra. Tutte, il telefono è di tutte. Esatto. Così almeno non ci prendono. Il cellulare ho usato io, però siamo un gruppo e se dobbiamo essere unite o tutte o nessuno. Andate a cagare, copione, tutti gli anni così. Io so che il telefono è di tutti. Questo è un telefono. Brava cazzo. Che scenata del cazzo. Che coglioni che siamo. Io ricordo a tutte che essendo di tutte... Tutte pagano. Le chiamate. Quindi adesso io chiamo in Svizzera. La prima che sclera, che finisce il credito, è la proprietaria. Signorina? Di tutte. Hai visto una cosa? Un autore, un foglio. Dietro, un attimo. C'è un autore. Foglio, guarda, foglio, autore. Guarda. Foglio, autore. Stanno girando, aspetta. Il foglio dell'autore. Ma secondo voi dove l'ho trovato il cellulare? Qua. Chi sta qui?
tutti. Tutti dormiamo sul comodino. Sul comodino dormiamo tutti in quel letto singolo. Perché dovete fare queste scenate inutili? Sono Michelle. Sono inutile. Sono inutile e se esco alla prima puntata. Provvisoriamente andrà a rifare tutti i letti dei suoi compagni maschi. Attenzione. No, vabbè. Sapessi rifare il letto, lo farei. C'è una grossa novità quest'anno. Avrete a disposizione una confortevole stanza singola. C'è qui qualcuno che pensa già di meritarsela? Io. Eh beh, certo, lui. Lei? Secondo me sì. Perché? Boh. Grande, sicuro. La stanza singola sarà destinata a lei. D'accordo. E abbiamo trovato pure la fidanzata. Ah? Ci stavano facendo delle domande perché il signore lì sembra suo figlio perché avete lo stesso completo. Ditelo che vi appartenete. Cioè, sì. Che vi appartenete. Sì, però io i capelli ce li ho. No! Dissing! Mamma mia! Neanche che punchline! Penso che mi sarà simpatico. Ah, vedi che già glielo vuole dare! E già si sono aperte le porte della No. Vediamo cosa hanno portato i ragazzi a nascondere tra gli zaini, sotto i banchi, nel delirio. Vediamo. Decisamente meno organizzato. La Nutella, raga, ma perché? Padre Pio! È Padre Pio. È Padre Pio! E chi invece dell'anima? Padre Pio! Un po' di cose, cos'è questo? Posso? Nella borsa del signor André. Ma cosa c'ha questo nella borsa? Ma dove l'hai trovato quella pizza? Beh, l'ho portata da casa, ovviamente. Ma che è la pizza? Certo. La pizza! Poi ho un tutù da fatina. Un tutù! Raga, ma questo. Ma cosa sta facendo questo? Ma che problemi ha? Questo, anch'io avevo nascosto una cosa. Ecco, ecco, raga. Ma cos'è sta roba? Ma cos'è? Il mio tutù, raga. Ma che tutù è? Ma che schifo. Ma che. Ma come che schifo? Che figa, amo. Grazie, teso. Ma super sexy. Ho anche una patata. Oh! Raga. Cosa? Anch'io! Ma no, no, ma no, no, che schifo! Cosa ha portato? Disinfettante, un panino... No, no. Dove lo nascondo? No, che schifo! No! Zio, no! Che schifo. Ai, gocciola! No, sgocciola! Che schifo! Sgocciola! Che schifo, Red! Sono tutto sgoccioloso! Poi è una pizza, non so se vuole un morso. Che schifo, ma sarà male. Pizza tutta mangiata. Tutta mangiata. Al pelato glielo vuole dare. Sta bene lì un mesetto la pizza? Non penso sia più buona, però se vuole rimanere lì. Beh, la pizza del giorno prima è più buona. Mese prima. Il mese prima. Mese prima. Sì, il mese prima no. Di sopra una patata di 3 mesi fa. Mia madre. No, una bella patatona. Cosa se ne fa? Praticamente sono stato bullizzato perché... parlavo con le verdure. E quindi. Ma come? Quindi ho disegnato la faccia su una patata perché così quando mi dicono ah parli alle verdure, quello è un tubero quindi. Ma i tuberi sono verdure? Un minuto di silenzio. Parlavo con le verdure, portavo un peperone a passeggio così era più buono quando lo mangiavo. Al guinzaglio il peperone. Portavo un peperone a passeggio? Sì. Vedremo, può andare. Grazie. Dove lo mandi? Dove lo mandi che si rovina? Dovevi fermarlo qui e portarlo dallo psicologo! Va là! Let's go! Che cosa mi ha consegnato? La Play. Ma la cosa l'ha portata a fare? Ha portato la Play. Cosa la porti a fare a PlayStation? Ha nascosto qualcosa? Abbiamo nascosto qualcosa, sì. Come abbiamo? Ah, tutto! Quindi puniamo tutti? Sì. È contento? Tutto contento? Lei va su e mi raccoglie tutto quello che avete nascosto. Ma come? Luca raccoglie accuratamente tutti gli oggetti nascosti. Ma cos'è che sta stronzo? Roba? La Nutella che c'è sul davanzale non la portare giù. Se l'ho già presa. Ma io l'amo! L'ultimo, quello vicino dobbiamo. Sì, ma il tuo cassetto l'ho già tolto io. Ora ragazzi è il momento di andare avanti e di vedere il test dei maschioni. Si concentri sul concetto di procreazione. La celebre scienziata perché innanzitutto è una scienziata e poi perché è femmina e quindi ci possiamo riprocreare. Si vogliono riprocreare con Rita Levi Montalcini che ai tempi ha 97 anni. Il signor Dago non può certo esimersi dall'aiutare la bella Michelle. Già la first night. Vorrei andare avanti con questa... conoscenza, quindi... Flirt? Oh, comunque ti voglio dire una cosa, vieni. Proprio flash. Ah, flash, sentiamo questa cosa da dire. Vai. Il cringe totale. Cioè, nel senso, comunque ti voglio straconoscere. Ti voglio straconoscere. Come non approcciarsi con una ragazza? Ma amicizia? Eh?
Ovvio. Ah. Ovvio! Ovvio! C'è il testo, sputato l'anima! Sputato schifo, l'anima, che schifo. Signor Preside. Attenzione. Buongiorno. Buongiorno. Ecco i primi tre candidati. Se no, se sbagliano, espulsi, eh. Espulsi! Mi dica il nome completo della regina Margherita. Mi dica regina Margherita, quella che il metto... nome della regina Margherita. Tu lo sai, Vale? No. Ma che cazzo lo sa? No, il nome completo non lo so. Signorina, lo dica lei. Non lo so neanch'io. E ride, ma che cazzo ridi? Questa divisa è stata davvero difficile da ottenere. Il preside me l'ha fatta sudare fino alla fine, davvero. Va là, va là, va là. Secondo me il preside ha sbagliato. Sai via? Almeno un'altra chance... Me la merita. Lo snitch. Via, no, Luca La Polla. Via La Polla. Insieme a Michel Gash. E via così, se ne vanno e tutti i ragazzi piangono. E fuori, cioè, sono fuori, tutti via. Tutti che piangono, ci dispiace, siete durati. Cosa dirà Bonardago? Potevamo conoscerci meglio. Il pelato ha cominciato a fare i suoi primi... Cos'è così? Cosa sono le cose così? Primi kill ha fatto il pelato. No. Lui. Ha già la faccia smarciata. Colpa sua, il pezzo. Solo all'inizio. Il bastardo. La più fia del collegio è stata cacciata fuori. No, la più figa. La biondina è scappata. Ma basta, basta, abbiamo capito. Basta. Biondina è scappata. Però il preside, il pelato, rovina tutto. No. Ma come, raga? E niente. Preside, mi dispiace, con tutto il rispetto, sei... No! Con tutto il rispetto. Sei un coglione. Ma è giunto il momento della lezione di musica, ragazzi. Non avete idea perché c'è. Almeno uno che non è pelato. Esatto, è no. Pelato. Sei magnato. Comunque strano, hanno resuscitato Pavarotti. Cosa sì, è successo? Vedrai cosa accadrà. Marcio Kingari. Sapete chi sono? Mozart. Mozart è morto già da 2 secoli. Facendo questa premessa, io vi voglio far conoscere una canzone che è famosa in tutto il mondo. Sentiamola! Bella cosa, una giornata di sole. Che bella cosa, guarda sto coglione. No! Sole mio. Bravissimo. Oh, sole mio. Era spararsi in faccia per come... No! No, ovviamente non dovete farlo. Che commento è? La prima lezione della Pento? Cominciamo pure questo corso di matematica. Ma che figa quest'anno. Quest'anno me la spaccherei tutta. Dunque, nell'ipotesi che la professoressa Petolicchio ci voglia gratificare con un gelatino fresco fresco, come ce lo porterà questo? Ma che cazzo di lezione è questa? Un gelato... Quanto le piace la matematica, se le piace? Non mi piace. Penso sia... Si offende se dico inutile. Perfetto! Sono Luca, ho 15 anni, è la cosa più faticosa della mia vita, è convivere con me stesso. Mi sembra giusto. Si vede. E con questa possiamo anche andare avanti. Cacciano Crivellini perché no. Fa il pirla. Professoressa Petolicchio la invita al suo cospetto. Che due conti. Che matematica. Che vuol dire? Deve andare da lei, sennò caga la minchia a me. No! Ma scusa, ma... Lei cosa pensa di voler fare nella vita? Mi piaceva fare tipo l'attore. Prova di recitazione? Reciti questo, essere o non essere? Essere o non essere, qual è il problema? Qual è il problema? Il problema! Passiamo al risultato finale di questa settimanona. Vediamo. Attenzione. Chi saranno i migliori e i peggiori? Per le donne... La signorina Cerio. Beh, con una madre Maggie figa che c'ha. Per gli uomini, il signor Di Piero. Sto pezzo. Sto bastardo. I peggiori. La peggiore è stata la signorina Mongelli. Aia, Chiara Ferragni. Signor Crivellini. Lei fa acqua da tutte le parti. Infine. Una nota di carattere estetico. Sentiamo. Devo dire che la divisa vi sta abbastanza bene, ma... No! Ma come ben sai, Vale, ci sarà quel momento lì nella prossima puntata. Aia, il taglio. Rimedieremo molto presto. Urri. Deliri. Fratello, tutta la coda. E termina qui questa prima puntata del Contagio 5 insieme a Valeria Vedovatti. Woo, grazie. Come grazie ti è sembrato? Per essere stata qua.
bello, cringe. Cringe pesantemente. Però devi sapere che è di, diciamo, di rito, ogni ospite che passa di qua per il collegio, a parte sentire che scorre i rednos, chiedo scusa, che moriamo, schifo. Dobbiamo arrivare a 100.000 likes. E se si arriva a 100.000 likes ci sarà una penitenza che decide l'ospite, ovvero te. Ok, ho già deciso. 100.000 like in un giorno, eh? In un giorno, e correte in mutande per strada. Va bene, ho due, io ho già fatto. Con la mascherina, eh? Tutti, no, anche te. Tutti quanti. Con la mascherina, sì. Noi mutande con la mascherina. Facciamo, per favore. Possiamo... 100.000 likes, 100.000 marci! Likes in un giorno. E se siamo arrivati fin qui, commentate con. Scorreggiaina. Scorreggiaina, va bene. Vediamo come lo scrivono, soprattutto. Va bene. Amici, ci vediamo domenica prossima con la seconda puntata del collagione. Ci sarà il taglio di capelli, quindi E seguite Anthony A. Pence, Vale Vedovatti, Jody, JDC, ci spammiamo un po'. Official. Va bene, raga. Ciao, amici. Ciao a tutti. Ciao.